Hagrid and potere del rutto. Zuhet, siamo di nuovo qui in un nuovo video del 69 cose che meglio, cioè 69 è un numero. Perché 69 vi chiederete? Perché 69 è il solito numero con il riferimento sessuale molto più esplicito. A voi piace il 69 e non sapete neanche cos'è. Non avete neanche mai provato la pecorina. Sì, proprio pecorina. L'unica pecorina che avete visto è quella di God Simulator ed è una capra, come quella che vi dà il Carby. Capra, 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 capra. Insomma, 69 cose che dovete sapere prima di morire. Come? Prima di dormire? No, morire, coglione. Sì, sul serio, sì. Ve lo dico io, perché ne vedremo delle bolle belle. Massica! Figa! Euforico. Le iniziali del creatore dei Simpson sono contenute nei capelli di Homer, la M di Matt e l'orecchia a forma di G di Groening. Insomma, ora della fine Matt Groening. Seth MacFarlane, il creatore dei Griffin, doveva salire su uno degli aerei che si sono schiantati sulle Torri Gemelle, ma arrivò al Gates in ritardo e perse il volo per 10 minuti, salvandosi così le penne del culo forever. Figa che culo che c'ha sto tizio, a parte avere i miliardi per via del suo talento, ha un culo della matriosca. In una puntata dei Simpson, il professor Frink dice che il pi greco è uguale a 3, ma gli autori si sono subito corretti nella puntata dopo per il clamoroso sbaglio, dato che un errore così grossolano non poteva venire dalla mente più geniale di Springfield. Per rimediare all'errore in modo geniale hanno disegnato Frink arrabbiato, perché è arrabbiato proprio con gli autori. Durante la guerra di secessione, se non c'erano perdite nel plotone, si scriveva zero killed, da cui fu creata la parola ok. Avete capito da dove deriva questa geniale parola che significa tapost? Tapost! Monsieur! I doppiatori americani dei Simpson vogliono, anzi pigliano, cioè vogliono, insomma vogliono $400,000 per episodio. Cazzarola, quanto sono ladri. Anche in Italia si erano fatti un po' caretti, infatti li hanno cambiati tutti, avete capito? I Griffin sono un plagio dei Simpson, mentre American Dad è un plagio dei Griffin. Quindi American Dad è un plagio di un plagio, mentre Cleveland Show è un plagio di un plagio di un plagio. Ma che cazzo? Il volto di Kakashi Hatake. Dustin Diamond, l'attore che faceva Screech in Bayside School, adesso fa l'attore porno, ed è un'ironia della sorte dal momento che là non beccava mai figa e adesso zumpate zumpate zumpapa, zumpate zumpate zumpapa, il mambo del materasso. La faccia di Kenny. Le 100 persone più ricche del pianeta posseggono sufficiente denaro per porre fine alla fame nel mondo e invece decidono di fare la guerra per diventare ancora più ricchi. Brutti ingordi, ma quando ne avete sufficienza per comprarvi il rosmarino da mettere sul poggiolo per andare a night? Ma che cazzo volete di più che è vostro il supermercato dove comprate l'invernizzina? Il presidente del degli Stati Uniti, Obama, è sesto come popolarità su Twitter, subito dopo ad attori porno. Jackie Chan, prima di diventare Jackie Chan che conosciamo noi, ha fatto dei porno, ma porno, 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 basta. Ma c'entra sempre questo mettere della pelle attorno a delle piccole e grandi labbra che si perpetrano in altra... Ok, la smetto. Solo il 15% degli orgasmi in un film porno sono reali. Le noci delle pesche contengono cianuro. Porca troia, non è la prima volta che le apro e lecco la midollina che c'è dentro. Cazzarola! Il primo porno in assoluto su internet si chiamava Prawn ed era in codice ASCII, raffigurava delle donne in atteggiamenti un po' molesti. Mica male come primo inizio, considerando dove siamo arrivati adesso col porno. Questa è la faccia della donna di Tom e Jerry. Finalmente, cazzo, dopo 100 anni. Pensate che il 97% delle banconote americane contiene tracce di cocaina e non si riesce a capirne il motivo. 100 euro costano allo Stato italiano 101,10 euro. E poi ci stupiamo del debito pubblico. Ed è così che Google commemorò l'anniversario di Dragon Ball. La faccia di Rey Mysterio, eh sì. In occasione dell'anniversario di Dragon Ball fu creato un modello di C-18 talmente realistico e con gli occhi che si muovevano che dovettero ritirarla dal mercato perché ritenuta troppo inquietante dai genitori dei bambini ecuadoregni. Contrariamente a quello che ci hanno sempre fatto credere, i fulmini partono dal suolo e vanno verso il cielo e viceversa, per una questione di alchimia che c'è fra il cielo e la stratosfera, insomma non sto qui ad spiegarvi. Anzi, piuttosto che a me, chiedetelo agli Angela. In pochi sanno che molti anni prima della creazione di One Piece, Ruffy fu avvistato nel manga di Dragon Ball. Cazzo, lelù, lelù. Ogni giorno 22 neonati nel mondo vengono assegnati ai genitori sbagliati e tu sei sicuro di essere figlio di Mammuz e Papuz? Se voi urlaste in interrotto per 8 anni, 7 mesi e 6 giorni, producere, produrre, pro, 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 pro,
Produrreste l'energia tale da poter scaldare una tazzina di caffè. È stato scientificamente provato che è impossibile allenarsi con la gravità aumentata perché è controproducente. Quindi Vegeta, che cazzo fai? Se esistesse un filo di tela di ragno dello spessore di una matita, potrebbe riuscire a fermare un Boeing 747 in pieno volo. Avete capito Peter Parker come fa? I nomi dei Saiyan derivano dai nomi della verdura. Goku è carota, Radish è rapa, Broly è cavolfiore. Ma che cazzo? L'animale più velenoso al mondo non è Croagranc, ma è la rana freccia. Non fatela incazzare. I fan di Dragon Ball hanno chiesto alla NASA di rinominare Kepler-22 in Namek, perché è molto simile al pianeta di Junior e Sochi. Il volto del boss Artiglio, il principe della miglior razza di tutti i pianeti, cioè i Saiyan, che balla il bingo. Questo è il reale movimento del nostro sistema solare. La sostanza più dolce in natura utilizzata nella gastronomia è il neotamo. È 7000 volte più dolce dello zucchero. Zio Best? Le pupille delle capre e dei polipi sono rettangolari, mentre quelle di Nami sono a forma di dollar, cioè di berry. Questa è la fine della muraglia cinese. Figata? Le impronte digitali di un koala non sono distinguibili da quelle di una persona umana nemmeno sotto microscopio. Ma allora cosa aspettiamo a far fare dei colpi ai koala? Già sono carini, nessuno sospetterebbe di loro. Si impiuano anche le nostre impronte. Il nome completo di Picasso è Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepozumeno Maria de los Remedios Cipriano della Santissima Trinidad Martire Patricio Ruiz Ai Picasso. Ma che cazzo? Si vocifera che suo padre sia ancora bloccato all'anagrafe. Sulla cima dell'Everest hanno attivato il wifi e scommetto anche che è più veloce di casa mia. Porco due. Esistono almeno 6 nostri sosia nel mondo e hai il 9% di possibilità di incontrarli nella tua vita. Poi adesso grazie a Facebook facciamo anche 9, 9 e mezzo, 10, 11, 12. Ma che cazzo? Cazzo ne so. Nella Formula 1 non c'è nessuna vettura con il numero 13. Paura, eh? Paura, eh? In nessun momento storico i vichinghi hanno indossato elmi con le corna. I piedi di Sonic. Lo stadio più grande del mondo si trova in Corea del Nord e riesce a far stare fino a 150.000 persone. In pratica tutti i cocoriti iscritti al mio canale riempirebbero 2 di questi stadi. Ah, però. I Pokémon possono essere usati come cibo. Le zanzare sono attratte dalla birra, dal sudore e dalle banane. L'attore che faceva Tarzan ieri ed oggi. Azzi. Uno psicologo dell'Università di Lussemburgo dice che le persone silenziose sono dotate delle menti più potenti in assoluto. Uno studio ha rivelato che i cani sentono il dolore delle persone e cercano in tutti i modi di darle sollievo. Ma che cari. Non sarebbe igienico baciare un bambino sulle guance, perché la nostra bocca è piena di germi. Oltre l'1% degli abitanti degli USA si trova in prigione. L'occhio dello struzzo è più grande del suo cervello. Ecco perché sono sempre lì che ti fissano e sembra che non pensino ad un cazzo. È la verità? In media un mancino vive 9 anni in meno rispetto a chi usa la mano destra. Io sono destrorso, quindi bye bye. Questo ragazzo è quel bambino lì che è ritratto nella copertina dell'album dei Nirvana Nevermind. Si può dire che già ai tempi inseguiva il denaro, chissà adesso. Il presentatore spagnolo di Art Attack si è suicidato in seguito ad una forte depressione. Bestia, temo per il nostro Giovanni Mucciaccia. Pensate che l'accendino è stato inventato prima dei fiammiferi. Umani e delfini sono le uniche specie che fanno sesso per piacere. Sti cazzi. Il primo hard disk della Apple aveva una capacità di 5 MB. No, e poi dite no che è la migliore. Dove andare con 5 mega? 5 mega. Il nome completo di Paperino è Donald Fauntleroy Duck. In un rarissimo cortometraggio in bianco e nero, Topolino fa sesso con Minnie. Beh, che non era gay lo sapevamo, dai. Era uscito un libro di illustrazioni dove si vede chiaramente che nei Rugrats si pratica la pedofilia. Nel 1980, in un episodio, Willy il Coyote riuscì finalmente a catturare Roadrunner, detto anche Beep Beep. E dopo quel fatto, Willy il Coyote strasse un cartello con scritto: "E adesso che faccio?". In una delle tante tombe visitate da Jones in Indiana Jones, c'è un geroglifico che raffigura R2-D2, che è un fotogramma del futuro Star Wars. Che figata! Gli elefanti sono gli unici animali che non sanno saltare. Adesso che ci penso, non ci sono platform in cui dobbiamo comandare un elefantino e saltare per i livelli. La durata del film Titanic è il tempo esatto che impiegò il vero Titanic per sprofondare completamente, cioè 3 ore e 14 minuti. Per rendere le espressioni degli attori più realistiche, il regista volle usare
evitare l'acqua a 10 gradi. La noce moscata è estremamente velenosa se iniettata nelle vene. Vabbè, che discorsi sono, se mi inietto la cedrata non è che campo tanti anni. Se tocchi la lingua mentre sbadigli, fermerai lo sbadiglio. È vero. Bene cocoriti, queste erano le 69 cose che dovevi sapere assolutamente prima di morire, perché in effetti mi hanno lasciato un po' interdetto. Infatti il prossimo video lo girerò direttamente dal neuro. Speriamo che quelle camicie stringano poco. Blablabla. Insomma, iscrivetevi al canale per vedere tutto quello che farò, perché ne farò di cotte e di stracrude. Mettete mi piace perché fare un video del genere è un gran sbattimento. Registrare tutte le clip numero per numero, insomma, è un casino. Pollice in su per me, iscrivetevi al canale, raggiungetemi sulla pagina Facebook o su Instagram per farvi qua quattro cazzarielli di cazza mia. Questa settimana volevo fare una cosa nuova. Voglio salutare gli ultimi utenti che hanno commentato il mio ultimo video. Insomma, commentate per ultimi e vi saluterò nei prossimi video. Però siccome a me piace il brivido, voi come fate a sapere quando siete gli ultimi? Non potete saperlo, perché io i video li registro tutte le ore, tutti i giorni, quindi io prendo gli ultimi commenti in quel momento. Quindi commentate sempre, non lo so, fate voi. Io saluto gli ultimi 5, 6, quel che è. Quindi iniziamo con i primi: XV Channel, DragonTube, David Pado, Armando Valente, Andum 6x9, Sonia Dalla Pietra, Byron Love Xavier, Samuele Gobbo, XX Thomas XX, Billy Gringing. Insomma, è come sempre cocoriti, divertitevi. Oklahoma, e il prossimo Oklahoma, e il prossimo